Allora questa è l'occasione per saperlo, no? Meno male. Perché te dai la casualità all'azienda. E ti zendi la rivendita. Però i soldi non li prendi. Non li... Perché? Perché io me li tengo. Beppe Zendi, state bene attenti. Io vi faccio i vostri amori conquistare. Può sbagliare, fai conto che domani questi vostri dami voi l'abbiate tutti e due striscianti ai piedi. Beppe Zendi, te mi ascolti, te mi intendi, io vi sto per regalar. Noi siamo pronti ad accettare una vita di felicità. Dicevo, Enrico Cassani cantava qui nell'originale in fondo una canzone che sentirete anche voi, che diceva: riprendiamo per mano la città. È quello che noi vogliamo fare tutti insieme, riprendiamo per mano la città. Questo è. Devo dire che il vostro pubblico nelle quattro serate l'ha percepito, insomma, sì, ogni volta con la banda di Matting nella vostra canzonetta si ritrova Viareggio, questo assolutamente sì, garantito. Sai cosa ho provato ieri sera, per esempio, che era venerdì? Che ho provato gli applausi della gente rispetto agli altri anni, io ho sentito come una vibrazione dentro, come un applauso che non era scontato, era come per dire: forza ragazzi, stringete i denti e andate avanti, perché questo noi vogliamo. Quindi io poi mi emoziono, io sono veramente, mi commuovo con poco, e questo io ho capito che sicuramente ora siamo stanchi, ti vengono da fare tanti ragionamenti, però effettivamente noi possiamo dare ancora tanto per questa città. Quindi domenica sera sicuramente a chiusura del tutto le emozioni sono quelle che appunto hanno avuto la meglio, no? Sì, siamo veramente contenti e onorati di portare avanti questo discorso per la città. Complimenti Bobo. Grazie, grazie a te e grazie a voi. La cooperativa Ondina, situata in via delle C, fa le pulizie a palazzi, ad uffici, banche e bar. Lava vetri, lava tende, in maniera sorprendente, perché certe che si intende, che sa fare il suo mestiere, è una garanzia di pulizia, quando dalla cera, poi mangia per terra. La cooperativa Ondina, punto sulla qualità, è perciò più richiesta di questa città. E perciò più richiesta di questa città. Tanti saluti dalla banda di Matti. Ancora quest'anno siamo in questo teatro splendido, carichi di adrenalina e pronti per andare ancora in scena. Un saluto da tutti quanti, da Carla. Ecco, quindi insomma sono un po' lezioni di stile queste. Eh sì, bisogna cercare quello che si vede di più, quello che si nota di più per rendere il personaggio sempre più evidente. Il styling della compagnia, cioè notare il cappello. Sì, questo sì. È il mio giardino d'inverno, ecco questo. In effetti. Sì, è un po' una cosina semplice, la prima cosa che ho trovato e mi sono messa. Così come il trucco. Sì, certo, io esco sempre così, la mattina come mi alzo esco, sì. Sono... Un milione di paillette, no? Sì, perché quest'anno mi sono dovuta intercalare in un personaggio pieno di palanche, no? E la cosa, sinceramente, mi è tornata un po' difficile perché... Piano di palanche proprio, non so quel che vuol dire. Allora ho dovuto veramente studiare a fondo la parte per sapere gustare il soldo. Ecco, allora... Però ti è piaciuta, vedo che ti diverti da morire. Oddio, avevo tanti soldi, mi garba da morire proprio. Guarda, la farei, di solito facevo il tegame, quest'anno mi hanno fatto fare invece quella piena di palanche. Forse preferisco quella di quest'anno. Quello dell'anno scorso. Ecco, vedi. Ora l'attacco di brutto, Soldi, soldi, solamente soldi valgono per voi. L'amore, l'amicizia, la pudicizia per voi non valgono alcunché. Ah,
Armando, siete voi? Vedi? Proprio voi? Vedi? Fa finta di non avermi visto, vedi? È matta ma è furba, eh? Sì, sono io. Io, con debiti compresi in carne ed ossa, voi che ancora una volta avete di più vituperato con la vostra cupidigia, voi siete una cupidigiosa. Ma Armando, non dite così. Io in fondo vi chiedo solo amore. Ma qual è amore, Ortensia? Mi chiedi sì, ma... Non ce la facciamo ad attendere di vederti pronta, finita, quindi insomma... Anzi, oh. Beh, c'è una motivazione a tutto ciò, non è pazza, insomma, anche se un pochettino... Un pochino, sì, dai, Sere, dai, io e te ci capiamo. Ma meno al male. Guardo, eh. Ma meno male. Allora, ha detto purtroppo per quello che è accaduto di recente, però, insomma, reduce da un viaggio in Giappone dove... Non parlando nessuno inglese, quando vai a chiedere un'informazione ti fanno come sono rimasta animati. Scioccata da questa sua ti puoi immaginare sua io quando mi è successo in prima piegata persona in piegata in due. Serena, che piacere vederti, che piacere rivederti. Hai visto, noi ci incontriamo sempre, sì. Appena arrivo tu mi accogli, quest'anno mi hai detto oh, sembri una rock star. Sì, davvero, sì. Fantastica. Poi c'è l'altro componente, sì, del gruppo, il giapponese, è nella zona audio. Sì, quest'anno siamo tutti la canzonetta, siamo tutti, sì, da voi. Stai bene, con la banda. Molto grazie, cara. Tanto mi piace. Io sono mi curiosa quest'anno di sapere, sì, di vedere questa serata, insomma, siamo un po' tutti curiosi per vedere quest'anno cosa vi siete cimentati. Senti, ti dovrai concentrare molto perché è una trama più intrigata del solito. Non c'è la cantante lirica che c'era l'anno, sì, scorso, ma bensì una proprietaria di una palestra che ha un fratello che ha fatto una conoscenza con una ragazza di colore. Un intrigo, però comunque il comune denominatore è il viareggino Doc, che è il nostro regista Bobo Pasquinucci, che fa il personaggio del Casani, che vuole cercare di far diventare la nostra città miliardaria, perché lui è innamorato di Viareggio, lui vive per Viareggio e crea tutta questa serie di intrighi per far sì che la città goda. Ci riesce? Sì, non lo diciamo. Non lo svegliamo. Riesce sempre. No. Oh. Diciamoci la verità, Serena. Almeno nella carta e sul palcoscenico ci riusciamo sempre. Dai, ti vogliamo vedere pronta e sul palcoscenico. Buona serata. Grazie della vostra presenza. Ciao e buon lavoro. Ma allora, ma siamo o non siamo fidanzati? Sì, lo siamo. E allora siamo fidanzati che non si bacino. Però a quell'altro i baci me li davi. Ed è per questo che prima di darli ci voglio pensare bene.